Buon giovedì 22 agosto a tutti. Come potete notare alle mie spalle Torino bagnata da una pioggia per il momento torrenziale, classico temporale estivo, speriamo che passi, ma parallelamente qualcosa inizia a muoversi in casa Juventus in chiave cessioni. Lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la Juve ha bisogno di sfoltire l'organico, non perché abbia bisogno di soldi, non perché abbia bisogno così in maniera allarmata di compiere plusvalenze, ma soprattutto per tagliare quei giocatori che non rientrerebbero poi nella lista UEFA Champions League. E quindi si è accesa, e come, la pista che dovrebbe, potrebbe portare Daniele Rugani alla Roma. Ieri la Juventus ha avuto modo di incontrare l'intermediario dedicato all'operazione, anche oggi ci saranno nuovi contatti previsti a Milano e quindi è stata impostata una linea con la Juventus che valuta Rugani attorno ai 25 milioni. E contemporaneamente vorrebbe anche due giocatori, due contropartite tecniche giallorosse. La prima, quella che più piace, è Alessio Riccardi, classe 2001, un trequartista offensivo davvero molto tecnico. E poi c'è anche Zan Selar, attaccante della passata primavera giallorossa, finito nell'ultimo mese in prestito al Cittadella. Quindi la Juve ragiona su questi due giocatori, ma potrebbero entrare anche altri giovani bianconeri che farebbero il percorso inverso. Si parla per esempio di Paolo Gozzi, che vi ricorderete ha debuttato nella passata stagione in campionato contro la Spal. Insomma, tra Roma e Juve qualcosa sta per succedere, qualcosa è già accaduta. Vedi per esempio lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini, più conguagli in favore bianconeri. Insomma, tra bilancio e esigenze tecniche si va avanti, anche perché il rapporto tra i due direttori sportivi, da una parte Fabio Paratici e dall'altra Gianluca Petracchi, è solido e quindi c'è la netta sensazione che possa davvero concretizzarsi il passaggio di Rugani in giallorosso. Dopo che i giallorossi hanno visto sfumare il colpo Lovren, hanno deciso quindi di buttarsi anima e corpo sull'esubero bianconero, che è così dopo 5 stagioni complessive alla Juventus, 4 con la prima squadra e una con la primavera, intervallate poi dal biennio in prestito all'Empoli, o meglio in prestito e poi anche in comproprietà, le vecchie care con proprietà. A questo punto si avvia a grandissimi passi verso l'addio. Rugani, che onestamente si pensava potesse fare qualcosina di più, invece, al di là del fatto che la Juve gli abbia rinnovato per 2 volte in un tempo ravvicinato il contratto, dandogli circa 3 milioni nette a stagione, le aspettative non sono state granché, nel senso che Rugani, anche quando Chiellini si è fatto male per lunghi periodi, non ha mai convinto totalmente. Siamo sempre rimasti nella fase del vorrei, ma non posso. E quindi, dopo l'interessamento dell'Arsenal, dopo qualche contatto qua e là con il Monaco, la Roma ha accelerato e la Roma sembra avere tutta l'intenzione di portarlo alla corte di Fonseca. Ovviamente, vi racconteremo tutto di questa operazione. Già su Goal potete trovare i dettagli che abbiamo pubblicato ieri e che sicuramente anche oggi seguiremo. E in caso di fumata bianca, non mancherò a fare ovviamente un secondo video di giornata. Quindi, Rugani alla Roma, ci siamo. Piede sull'acceleratore, contropartite tecniche al vaglio, conguagli al vaglio. Diciamo che la sensazione è che la trattativa potrebbe andare in porto. Mi riferisco a Rugani Roma. In prestito con tra virgolette obbligo di riscatto e determinate condizioni. Parallelamente la Juventus dovrebbe assicurarsi due giocatori, due giovani invece a titolo definitivo. Insomma, si lavora e vedremo a questo punto quando verrà annunciato il tutto, perché il treno viaggia spedito verso la capitale. Mi raccomando, se siete tifosi della Juventus, iscrivetevi al mio canale YouTube e mettete like ai miei video. Un abbraccio.